Mi rivolgo agli imprenditori agricoli marchigiani per dire loro che abbiamo bisogno della partecipazione convinta e consapevole al 7° censimento generale e tradizionale dell'agricoltura. Insieme ad Istat e ai centri di assistenza agricola, infatti, stiamo lavorando con l'obiettivo di aggiornare il quadro statistico delle circa 51.000 imprese del settore per avere informazioni utili sull'utilizzo dei terreni, sulla gestione degli allevamenti e sulla manodopera impiegata, ma anche per ottenere dati relativi al ricambio generazionale, alla propensione all'innovazione e alla digitalizzazione, alle produzioni biologiche e di qualità sulle quali la nostra regione punta molto. Le nuove politiche europee e nazionali saranno programmate proprio a partire da questa nuova fotografia del settore primario, per finanziare investimenti, multifunzionalità, gestioni rispettose dell'ambiente, valenza turistica e molto altro. Le risorse in arrivo sono ingenti e i dati di scenario ci dicono che dall'agricoltura locale arriverà un significativo contributo al PIL regionale. Quindi partecipate subito, contiamo su di voi. Salve, il 7° censimento generale dell'agricoltura si chiuderà il 30 giugno prossimo. Si tratta di una rilevazione che produrrà dati cruciali per la nuova politica agricola dell'Unione Europea, che la crisi pandemica e il Green New Deal hanno decisamente orientato verso la sostenibilità, la tutela e la manutenzione dell'ambiente. Sapere cosa, come, con quale intensità l'agricoltura e l'allevamento producono per nutrire la popolazione e fornire materia prima all'industria, già a partire dalle modalità minime dell'autoconsumo e dei beni comuni, faciliterà la messa a punto della programmazione con cui Stato e Regioni risponderanno alle nuove strategie che l'Unione Europea ha adottato per sostenere nei prossimi anni lo sviluppo, gli investimenti, l'innovazione, l'introduzione di nuova tecnologia, i finanziamenti nel settore agricolo. Con l'obiettivo di garantire alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili e remunerazione alla catena alimentare, di sviluppare sistemi alimentari con al centro la salute e il benessere delle persone, la loro competitività e resilienza, per far fronte ai cambiamenti climatici, per proteggere l'ambiente e la biodiversità. Partecipare al censimento, insomma, è un impegno sociale che facilita quello che, come agricoltori, vi siete già assunti per produrre cibo per la comunità e mantenere il territorio.